ragazzi, rieccoci. Devo dire che sono molto felice di essere tornato qua e tornato con la mia rubrica preferita, Cucina Stellata. Cucina Stellata in edizione però la Molisana. Noi nostri amici della Molisana stiamo facendo questa bella serie su queste paste famose e oggi che cosa facciamo? Facciamo uno spaghetto. Ma che dico spaghetto? Facciamo un trighetto. Che cos'è il trighetto? Trighetto è lo spaghetto a sezione triangolare che fa la Molisana, con solo 100% grano italiano, decorticato a pietra, per cui la pasta è super. E con cosa lo facciamo, ragazzi? Lo facciamo con un fondente di cipollotti e una tapenade classica. Breve inciso. Di solito in questa rubrica di Cucina Stellata io porto piatti di chef stellati. In questo caso non è così. Però la ricetta era talmente bella, l'ho assaggiata in questo ristorante che si chiama Pasta Madre a Milano, che secondo me poteva tranquillamente essere un piatto di Cucina Stellata. Per cui noi, visto che l'unico criterio di selezione dei piatti è il mio personale giudizio, lo mettiamo dentro questa rubrica. Cosa abbiamo? Abbiamo cipollotti, due tipi, una cipolla bianca e una cipolla di Tropea. Abbiamo gli ingredienti per fare una tapenade classica, quindi olive scure, filetti di acciughe e capperi. Abbiamo una ricottina con cui poi mantechiamo il nostro fondente di cipollotto e poi i trighetti, sale, olio e pepe. Perfetto. L'acqua bolle, come iniziamo? Prendiamo il nostro cipollotto di Tropea, lo tagliamo a metà, togliamo la prima guaina e poi così. Finissimo. E poi prendiamo invece un cipollotto normale, prendiamo anche un po' più la parte verde, togliamo l'estremità e tagliamo. Perché si chiama fondente di cipollotto? Almeno così mi ricordo. Perché in realtà noi faremo questa cottura molto prolungata, dove appunto si fonderà, no? Si scioglierà questo cipollotto, per cui in realtà sarà un piatto molto molto delicato, perché queste verdure che hanno dei sapori un po' pungenti, se le stufi per tanto tempo perdono il forte e rimangono molto molto dolci. Accendiamo il fuoco, prendiamo il nostro cipollotto e dentro. Sembrerà tanto, ma vedrete poi che con la cottura andrà restringendosi un sacco. Ok ragazzi, meraviglioso, fiamma super alta in questo momento, mentre prende il calore, cosa facciamo? Facciamo la nostra tapenade. Che cos'è la tapenade? È una salsa che spesso si usa sui crostini o magari anche da abbinare ad un formaggio, perché è molto saporita, un po' amarognola, l'oliva dà questo appunto tocco amaro che sta benissimo col cipollotto, perché il contrasto salino e bello amaro con il dolce del cipollotto. Per cui la parte da padrone la fanno le olive, in questo caso sono delle meravigliose olive Kalamata greche, 200 grammi più o meno, capperi sotto sale buoni, una cucchiaiata e mezzo, poi le acciughe così, guarda, ovviamente non vi sto neanche a dire niente sale, ovviamente, perché è super salato il tutto. Cosa ci mettiamo però? 3 cucchiai di olio e adesso ci prepariamo a frullare. Per fare questa pasta, mi raccomando ragazzi, un bel saltapasta come questo, bello capiente, dove poi possiamo saltare il nostro trighetto e farlo infondere con i sapori. La lasciamo un po' grossolana, cioè bisogna sentirla in bocca, per cui non frulliamola per troppo tempo, eh. Una bomba. Il nostro cipollotto sta iniziando a prendere un po' di carattere, appena diventa un pochino più biondo, così, mestolo della pentola dell'acqua e dentro. I nostri cipollotti stanno cuocendo anche a fiamma vivace, ma gli abbiamo messo l'acqua, per cui si stanno stufando bene. Cosa facciamo? Visto che comunque il trighetto c'ha un po' di tempo di cottura, gli diamo un altro bel mestolo di acqua di cottura. Saliamo la nostra acqua, 2 pizzichi, non di più ragazzi, perché la tapenade è molto molto sapida, e caliamo la nostra pasta. Non sempre mi viene così. Allora, io direi ragazzi che ci rivediamo tra 8 minuti, che il trighetto avrà ancora qualche minuto di cottura, lo assaggiamo e finiamo ovviamente la cottura, come vi ho già fatto vedere più di una volta, all'interno della padella saltapasta, in modo tale che il cipollotto insaporisca bene il nostro trighetto, ci prepariamo con la ricottina, insomma, per far sposare bene tutti i sapori. Ci vediamo tra 7 minuti.
questa la cosa che vi volevo farvi vedere. Il cipollotto si sta praticamente sfaldando, no? Sta diventando una sorta di crema seppur non l'abbiamo frullato. Questa è un po' la differenza che intercorre tra il modo di cucinare nostro, quindi occidentale, rispetto al modo più tipico orientale. Perché sulla stessa padella, che questa è una sorta di wok, no? La cucina orientale spesso olio, fiamma molto alta e la cipolla piuttosto che il cipollotto viene fatta bruciacchiare, per cui risulta anche un po' indigesta. In questo caso, ed è un po' quello che noi facciamo per esempio con il risotto, noi facciamo stufare in modo tale che tutti i sapori più forti, più pungenti vadano via. Fiamma bassissima o anche alta ma con un po' di liquido, in modo tale da stracuocerlo e farlo diventare fondente. Questo è il passaggio più importante della ricetta. Mi raccomando, prendete tempo per far cuocere bene il cipollotto, altrimenti questa ricetta ve la tireranno dietro perché sarà completamente indigesta. Ok, allora, la pasta è di un bel colore, non ho neanche bisogno di assaggiarla per sapere che siamo quasi vicino alla cottura ultimata. Allora, fiamma al massimo adesso, una bella mestolata di acqua salata e facciamo amalgamare tutto il cipollotto, facciamo mischiare al trighetto. Guardate come la saltiamo, come si sta legando tutta, ancora neanche un minuto, eh? Adesso gli diamo una macinata di pepe, di questo qua bello grossolano. E abbiamo qua della ricotta. Gli diamo un cucchiaino giusto per amalgamare tutta la salsa. Questa in realtà non deve essere una ricotta molto saporita, deve essere una ricotta, anzi, meno saporita meglio è. Deve solo legare un pochino la nostra pasta. Formaggio da grattugiare, gliene diamo una bella grattugiata dentro. Facciamo riposare un minuto, perfetto, che si lega ancora meglio. Prendiamo il coppapasta e un piattino, qua così. Poi, pinza e mestolo. Non andiamo a fare questo lavoro direttamente sul piatto, ma lo facciamo prima su un altro piattino qua, così. Gli diamo adesso la nostra tapenade, via questo, sopra questo. E per completare, cosa facciamo? Prendiamo il verde di un cipollotto che ci è avanzato, lo tagliamo a un velo e lo mettiamo sopra così. E voilà ragazzi, il nostro trighetto con fondente di cipollotto e tapenade classica. Facciamo il nostro test dalla padella e gli mettiamo sopra, e questo è un consiglio che vi do anche a voi, di fare a piccoli bocconi, non andate a già mischiare tutto, perché il bello sarà proprio sentire il contrasto di tutto. La dolcezza della ricotta, del cipollotto che si è stufato, che incontra tutti gli spigoli di sapore dei capperi, delle olive, delle acciughe, e che insieme trovano un matrimonio super. La pasta al trighetto è bello, bello tenace, bello al dente, sposa tutti gli ingredienti, insomma ragazzi, una ricetta assolutamente da provare. Vi ringrazio per essere stati qua con noi in questa puntata di Cucina Stellata e ci vediamo presto. Saluti, ciao!